bambini eccomi qua adesso vi leggo due belle storielle buona serata a tutti un bacio a tutti ciao una pazienza da coniglio quando il grosso camion passò sulla strada che costeggiava il bosco nessuno ci fece caso era una cosa che accadeva ogni giorno un piccolo albero rotolò giù e attirò l'attenzione di qualche animale un bell'albero sussurrò l'orso Ronni e poi tornò a grattarsi la schiena sulla corteccia di una quercia. Incredibile. Guarda che cosa succede. gridò Tiglio il Coniglio, che si entusiasmava anche per il più piccolo avvenimento. E che sarà mai? È solo un pezzo di legno. osservò il cervo Ezio, che disturbato durante il consueto riposino Aveva aperto solo mezzo occhio, nemmeno tanto bello, aggiunse Bibolo scoiattolo. Mi avvicino per vederlo meglio, disse Attilio. Si avvicinò all'alberello ed effettivamente lo trovò un po' spoglio. Non aveva né una foglia né un ramo, ma era vivo. Lo pianterò e vedrò che succede, disse. Era ancora estate. Poi arrivò l'autunno. Attilio coprì la sua piantina con una coperta per proteggerla al freddo. Quindi fu la volta dell'inverno. Attilio, invece di stare a calduccio nella sua tana, dormiva ai piedi del piccolo albero, che a lui non sembrava tanto piccolo. Perché ti ostini a stare dietro a questo legnaccio secco? gli dicevano gli animali divertiti dall'ostinazione del loro amico prendetemi pure in giro io non lo abbandono la mia piantina ripeteva Attilio con orgoglio ma faceva sempre più freddo e a peggiorare la situazione ci si mise anche la neve non era mai scesa così tanta probabilmente non nevicava così da almeno un millennio chissà fra sé il sconiglietto, una notte che era particolarmente triste, triste e infreddolito. Sembrava che l'inverno non dovesse mai finire, ma finalmente, una mattina, Attilio vide che sull'albero era spuntato qualcosa. Gemme! esclamò soddisfatto. Era giunta la primavera. E in poco tempo la pianta si coprì di foglie verdi e sane. Ora hai un bell'albero tutto tuo? ridacchiò Bibo, anche se non si sa a che ti serve. Poi l'albero iniziò a riempirsi di palline rosse. Eh sì, erano proprio ciliegie allora attilio chiamò i suoi amici ecco a cosa serve il mio albero hai usato bene il tuo tempo dissero gli animali ammirati ora i frutti sono tutti tuoi ma attilio era generoso e divise le sue belle ciliegie con tutti gli altri